myself, my name is O, O, H to the OV. I used to move snowflakes by the OC. I guess even back then you could call me CEO of the ROC. Fresh out the frying pan into the fire. I be the music man's number one supplier. Flying in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, O, O, not DOC, but similar to the letters. No one could do it better. Ma rostica che razza di video, ma rostica che razza di video. E voi l'avete visto in Full HD, andate poi a vedere su internet in 4K se ne avete la possibilità, se avete i monitor, e a dir poco strabiliante. Tralasciando questo, c'è da dire che Xbox ci ha lasciato a bocca aperta un bellissimo trailer, una bellissima nuova produzione. Noi sappiamo che Microsoft, durante la sua conferenza di all'incirca 9 giorni fa, ha voluto sganciare questa bomba, e uno dei suoi brand più famosi, che sta facendo bene, che sta portando contenuti, che piace, a cui ci sono anche dei DLC, perché durante quella conferenza è stato annunciato anche il DLC delle Hot Wheels, senza alcun dubbio non ci aspettavamo un nuovo titolo della serie. Forza, quello che state vedendo, e Forza Motorsport, quello che approssimativamente chiamiamo Forza Motorsport 2023, appunto perché uscirà nell'estate del 2023, esclusiva mondo PC e mondo Xbox, che come sapete sono molto ben accorpati insieme. Ma non è quello di cui dobbiamo parlare quest'oggi. In molti si sono domandati: ma che significato ha far uscire un nuovo Forza, dato che appunto magari c'era quello attualmente in pubblicazione, che sta venendo aggiornato, che appunto avrebbe potuto in qualche modo continuare e perdurare per almeno un altro annetto? Beh, perché farlo? Cosa porta di nuovo? Certo, dal punto di vista grafico ci sono dei cambiamenti importantissimi, e li andremo a vedere in questo video, ma non c'è solo questo. C'è il mondo in cui Microsoft vuole portare questo videogioco, il modo in cui il motore grafico è stato supportato e anzi potenziato, sono stati aggiunti nuovi fattori, e poi beh, scopritelo qui in Occhio ai Dettagli, perché di Forza Motorsport non c'è solamente questo trailer, c'è anche un bel gameplay e ha mostrato davvero tanto, e le features nuove presenti in questo nuovo titolo sono tante, importanti e di tutto rispetto. Le scoprite qui su questo video in Occhio ai Dettagli, su Topof Gaming. Benvenuti. Senza alcun dubbio, la prima parte di questo video deve per forza ricadere sul motore grafico. Forza in sé per sé ha sempre brillato. Inoltre, ricordatevi che questo titolo esclusiva nel mondo Xbox e PC, appunto, sbarca sulle console più potenti attualmente sul mercato, e quindi appunto c'è bisogno di mostrare i muscoli. Attualmente molti titoli, vari ed eventuali di cui non farò il nome, Electronic Arts, non hanno dimostrato ancora appieno le loro potenzialità, e soprattutto non sono riusciti a strizzare bene il motore grafico e tutto l'hardware che è all'interno di queste nuove console. Basti solamente pensare che molti titoli o hanno il ray tracing oppure il 4K a 60 frame per secondo, non ci arrivano neanche lontanamente. Solamente alcune produzioni, come appunto quelle di Forza, sono riuscite a gestire in maniera efficace sia la risoluzione, sia i frame, sia appunto
il ray tracing su questo Forza Motorsport. Come vedete, in questo preciso momento non si è solamente lavorato egregiamente sul ray tracing, perché il ray tracing sappiamo c'è, ma il ray tracing può avere diversi e vari livelli. Esso genera e può appunto portare sulle varie carrozzerie luci e ombre in maniera completamente dinamica e quindi non pre-renderizzata, il che è perfetto. Quindi immaginatevi cosa vuol dire fare un ray tracing, un sistema di riflesso diverso per ogni tipo di metallo e superficie che avremo in questo videogioco. E il di più, e l'eccesso, e il è così che deve essere. Questo è un titolo che punta tutto sull'ultrarealismo, soprattutto per quanto riguarda la grafica, ma non solo per questo, perché il motore grafico essenzialmente al suo interno presenta altre questioni, sì o no? Parliamo ad esempio delle ambientazioni, come ad esempio l'acqua o ad esempio la polvere. È inutile avere tutto questo ray tracing, questo incredibile 4K, oppure avere un ambiente dietro spoglio poco dettagliato, magari con una profondità di campo a dir poco minuscola, non serve assolutissimamente a niente. Ed è qui quindi che vi invito non solo a guardare il ray tracing, che sì, è bellissimo, ma anche a fare il saltino in più. Per ogni tipo di superficie presente nelle macchine e dove andremo, il titolo sarà in grado di gestire in maniera diversa luce e ombre. Immaginatevi una placca di metallo e una placca di plastica, appunto, dove batte la luce, e si vanno a riflettere il sole in diverse maniere. Allo stesso tempo, anche per quanto riguarda la pioggia, oppure i paesaggi, avere dei paesaggi scarni, avere delle texture della sabbia, del guardrail, del pubblico completamente sgranate, ditemi, a cosa servirebbe? Nulla. Ecco, Forza Motorsport del 2023 non fa della grafica, solo del ray tracing, solo del 4K il suo punto forte. C'è il contorno che finalmente viene preso di petto, viene preso di punta, ed è lì che gli sforzi grafici sono andati a parare. E come vi ho detto, il motore grafico e l'hardware dovrebbero essere in grado, quelli di Xbox soprattutto, perché è la console più potente attualmente in commercio, dovrebbero essere in grado di gestire il tutto. E non solo, perché c'è anche il fattore fisica. Forse voi non lo sapete, ok? Ma anch'essa deve essere gestita, deve essere calcolata. E dove vediamo la fisica? Ah sì, soprattutto quando facciamo i crash test. Quando parlo di crash test, ovviamente parlo di incidenti. Ebbene, anche su questo motore grafico e il sistema devono fare la loro parte. Le macchine hanno un peso, esse si muovono sull'asfalto in determinate modalità, in determinate condizioni. Prendere una curva con una macchina così ribassata, come potrebbe essere una Lamborghini, oppure prendere la curva con una macchina un po' più alta, dovrebbero far girare ad esempio la macchina, o farla curvare, farla driftare, oppure farla saltare in diverse maniere. Esse però non possono essere tutte pre-renderizzate dai da appunto i programmatori, il lavoro sarebbe enorme. No, bisogna lasciare che il motore grafico, il sistema, il processore, la scheda grafica elaborino tutto e ogni volta diano un risultato diverso, appunto perché abbiamo un diverso peso, una diversa velocità, una diversa potenza. E appunto, come dicevo, non possiamo lasciare di contorno la fisica. La fisica è importante, e molte volte quando facciamo degli incidenti nei giochi di macchine, ci muoviamo, o comunque abbiamo una sensazione di non realismo, ok? Ebbene, guardate questa macchina. Quello che state vedendo in questo preciso momento è la potenza grafica messa a pieno regime. Cosa vuol dire? Che quello che state vedendo sono i graffi riportati uno a uno di dove davvero la macchina si è graffiata. Allo stesso tempo, anche quando si ha un incidente, se si viene sbattuti, si viene presi da una macchina, appunto la carrozzeria, il modo in cui la macchina vola,
e diverso, molto diverso, di macchina in macchina. E appunto, come dicevo, queste cose si vedono in maniera molto importante all'interno di appunto un crash test, di un incidente, che come vi dicevo molte volte in molti videogiochi non si nota, oppure è fatto così alla cavolo, oppure alcune volte vedete che proprio la macchina inizia a roteare in maniera, come potremmo dire, irrealistica? Bene, la fisica dovrebbe correggere tutto questo. Gli sviluppatori stanno lavorando a tutto questo, ma soprattutto, come vi dicevo, ogni volta ci dovrebbe essere una sensazione diversa, dalle macchine alla potenza, all'aderenza, ma soprattutto alle condizioni atmosferiche, che è il terzo punto di questo video. Ve ne sarete accorti anche voi, ma durante i trailer e durante i gameplay che sono stati mostrati di questo Forza Motorsport 2023 ci sono stati diversi cambiamenti ambientali. I cambiamenti del tempo, dovrebbero avere una loro importanza, ed effettivamente dal punto di vista del gameplay, dal punto di vista del come peserà questa questione nel videogioco, ma soprattutto in grafica, prestazioni e fisica, tutto dipende essenzialmente anche dal fattore tempo, dal fattore weather. Bene, gli sviluppatori stanno lavorando a un sistema ancora più fine. È chiaro che una pista sull'asciutto e una pista sul bagnato dovranno comportarsi e dovranno dare degli effetti diversi, e su questo senza alcun dubbio i Forza si sono sempre comportati bene. Bene, ora vogliono andare oltre e vogliono andare sul quantitativo di acqua presenti nell'asfalto, oppure se un tratto di pista è appunto battuto dalla luce oppure non battuto dalla luce, perché appunto all'interno del videogioco, appunto in cui parleremo prossimamente, ci sono alcuni tipi di macchine che fanno appunto della temperatura dei pneumatici una parte importante del tutto. Vi sovviene quale potrebbe essere il prossimo punto? Ebbene sì, il tipo di pneumatici, il tipo di vettura. Il tipo di vettura e il tipo di temperatura, lo sappiamo, sono davvero molto importanti. Basti guardare le gare di Formula 1. Ebbene, gli sviluppatori stanno lavorando a delle minuzie ancora più importanti, come ad esempio la stessa pista, ma solo che una parte è all'ombra e una parte è al sole. Oppure la stessa pista, dove non ci sono alberi l'acqua potrebbe accumularsi un pochino di più, e anche questo fattore accumulo farlo appunto elaborare alla CPU e la GPU dell'Xbox e del vostro PC, per poi regalarvi e darvi emozioni diverse, ancora più specifiche. Quindi ci avventuriamo verso proprio il realismo più importante. Questo, senza alcun dubbio, è la questione più importante di tutta il nuovo Forza Motorsport 2023. Come avrete capito, quindi, la grafica sì, il punto cardine del tutto, ma la grafica pensata non solo del dire wow, ma anche del dire sì, la grafica, la volete realistica? E allora vi do un mondo realistico. E quando vi do un mondo realistico, anche le pozze d'acqua a 300 km all'ora possono fare un'enorme differenza. E se ad esempio girate con delle macchine, come vedete in questo frame, la temperatura delle gomme può essere un problema, deve essere gestito, e il gioco lo gestirà. Sarà estremamente realistico, estremamente punitivo, il tutto potenziando la grafica. Avete visto che abbiamo ottenuto un importante boost dal punto di vista del gameplay. Davvero un ottimo lavoro, se riusciranno a mantenere ovviamente questa promessa. E ultimo ma non ultimo, anche se ovviamente siamo in ampio anticipo rispetto a date precise del titolo e informazioni ancora più dettagliate per quanto riguarda questo titolo, possiamo già dire che dal punto di vista del cosa ci offre questo nuovo Forza, sappiamo già che dal trailer ci sono tante macchine. Avete visto che dal trailer avremo la possibilità non solo di poter avere questo meteo che cambia e muta, ma avremo la possibilità appunto di avere anche una fisica, e questo andrà sicuramente a incidere sul gameplay. Inoltre abbiamo visto diversi tipi di piste, abbiamo visto alcune piste diciamo importanti della Formula 1 o del Gran Turismo, e poi abbiamo visto quelle un attimino più libere e scanzonate.
Bene, come vi dicevo, non abbiamo ancora informazioni di quante mappe ci saranno DLC, quante piste ci saranno, che tipo di condizioni ci saranno, perché attualmente abbiamo visto solamente mattina, giorno e pioggia. Se potesse arrivare anche la neve, il ghiaccio o magari qualcosa a che fare con l'autunno, quindi foglie sdrucciolevole, io dico Maronna o Carmine. Hanno davvero, ampliano davvero tantissimo lo spettro delle possibilità del cambio, della gestione e del livello esecutivo del gameplay. E come vi dicevo, non abbiamo ancora informazioni, non sappiamo dove sarà ambientato il titolo, quanto sarà grande. Una cosa è certa, in questo trailer abbiamo visto all'incirca più di 36 macchine e all'incirca già 6 tracciati. Io non dico tanto, io non dico che ovviamente è un buon numero, ma ricordatevi che questo è il primo trailer, non abbiamo ancora informazioni e che ovviamente il titolo avrà senza alcun dubbio DLC e sarà supportato anche dalla community. Insomma, molte cose dal punto di vista del quanto sarà grande il gioco ci sono nascoste, ma per ora devo essere sincero, rispetto ad altri videogiochi, Electronic Arts ha già fatto molto 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 meglio. Una sola parola: bello, 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 bello. Quando faccio questi video poi mi piace, perché in un trailer di 1 minuto e 10, un minuto all'incirca, abbiamo già scoperto tanto, abbiamo già avuto indizi importanti di che cosa stanno facendo e gli stessi sviluppatori, io ve lo racconto, ce lo stanno raccontando. Mi piace davvero tanto poterlo fare in vostra compagnia e quindi vi ringrazio se volete mettere un like e soprattutto se volete aspettare i prossimi video di Occhio ai Dettagli, perché ne vedremo sicuramente delle belle e io sarò qui a raccontarvelo su altri videogiochi. Alla prossima, ciao!